a tutti salmoni e bentornati sul mio canale. Oggi stiamo per fare un video fighissimo, cosa che ho già fatto, faccio l'intro dopo. Allora, scusate se ogni tanto vedete che magari sto riprendendo il video, ma ho avuto dei problemi a casa mentre registravo e quindi ho dovuto un attimo uscire dalla stanza e rientrare, ma niente di che, tranquilli. Si vede che non stavo parlando, anche perché per certe risposte che ho dato qualche volta lasciamo perdere, sbagliare certe cose, vabbè. Io spero che il video vi piaccia, spero che il video possa essere caricato perché se lo state vedendo sto facendo i salti di gioia, perché ultimamente ho dei problemi col copyright. Vai a capire YouTube che cazzo di problema. Detto ciò, buona visione, mi raccomando, se vi piace vi faccio altri episodi di questa roba perché è veramente divertente. Magari vi porto qualcuno, conoscenti, cugini, va bene? Buona visione. Allora, questa formazione qui, Portogallo-Croazia, questa sembrerebbe la Juve. Cancelo, Alexandro, Ciano. Secondo me è esatto. Questa è più difficile. Però secondo me questo è il Tottenham. Perché Lloris, Sanchez, Vertonghen, coso? Esatto, va bene. Oddio, allora, argentino in attacco, turco spagnolo. Ma questo è il Milan con Higuaín in attacco. Non hanno ancora aggiornato. Ma non, cioè, può darsi che il video è vecchio, eh. Quel gallese mi farebbe pensare. Oddio, sai che non so. Arsenal? Allora, questo. Un bel laterale, Hazard. Giroud. Può essere il Chelsea? Però mi sa di sì. Perché Kepa, se non sbaglio, è spagnolo. Madonna, che fenomeno! Oddio. Svizzero, svizzero, marocchino. Pulisic gioca nel. No, non gioca più. Oddio, non so se gioca più. Borussia. Non ci sto credendo. Questo lo posso dire ad occhi chiusi. Questo è il Monaco. Perché Subasic importa. Falcao, Jovetic. Poi vabbè, il russo lì in mezzo non me lo ricordo. Questo è il Monaco. Ma vieni. Ah, aspetta. Serbo. Questo è Ronaldo, chiaramente. Questo è facile. Sporting, Manchester, Real e Juve. Questo è semplice. Però non sono tutte così semplici. Allora, dal Bayer Leverkusen alla Juve. Dalla Juve al Bayern e dal Bayern. Vidal. Mamma mia, sono un genio. Sono un genio. Dal Parma alla Juve, dalla Juve al Paris Buffon. No, sono leggermente più difficili. Gianluigi Buffon. Bayer, Inter, Stoke City e Liverpool. Sì, da Shaqiri. Questa anche a occhi chiusi. Ma o sono troppo forte io o è troppo facile il gioco. Scusate, quello di prima mi ha messo leggermente più in difficoltà. Marez. Perché ricordo che prima dell'Leicester giocavo in una squadra con quello stemmino là. Mamma mia, che bestia! Mi faccio i complimenti da solo. Dall'International e poi al Madrid. Chi cacchio è? Ah, ma vaffanculo, è vero che Fred ha giocato nel. Oddio, non me lo ricordavo. Non sapevo nell'International. Allora, Piacenza al Cagliari. Dal Cagliari alla Roma. Dalla Roma. Nainggolan. Questo è Nainggolan. Vabbè.
Questa non era difficile. Allora, dal Genk in prestito al Atletico, per poi passare al Chelsea, non lo so. Ah, è vero che Courtois è stato in prestito al... È vero! Scusate, sto andando a sentire dei rumori di sottofondo. Bari, Juve, Milan, Juve, Bonucci. Però il cane sta facendo casino. E mi mette leggermente in difficoltà. Allora, dal Corinthians al Giron Bordeaux, dal Giron Bordeaux al Barça. Malcolm. Non ce l'ho presenti tutti i calciatori. Dall'International alla Roma, dalla Roma al Liverpool. Alisson. È Alisson. È Alisson Becker. Come vai? Dal Caen al Monaco, dal Monaco Lemar. È l'unico che mi viene trasferimento dal Monaco al... E vai! Giorginio. Perché Giorginio? Perché dall'Hellas Verona è passato al Napoli, dal Napoli al Chelsea. Giorginio. Sono il re del calciomercato estivo, perché questo è il calciomercato estivo. Quello invernale non c'è. Dal CSKA Mosca al Monaco. Coso? No, me l'ho sbagliato. No, non pensavo a Golivin. Da Stoccarda al Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen al Arsenal. Xhaka. No, è vero! Non ci ho pensato! Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, è stato un piacere. Io qualcosa... Ho azzeccato di più, sinceramente, su quello delle formazioni, piuttosto che su quelle dei trasferimenti. Però devo ammettere che ci sono ancora calciatori che non conosco bene. Se vi piace, e sempre se YouTube non mi blocca il video, sempre se riesco a editarlo in tempo, ve ne porto sicuramente un altro episodio, se vi piace. E ripeto, sempre se YouTube non mi metta il copyright del cazzo, perché sennò mi ammazzo. Detto ciò, vi saluto e vi ringrazio, al prossimo video, ragazzi.